Bentornati amici di 55 a Canestro, come tutti i martedì torniamo a parlare di basket nel vostro appuntamento, il vostro quarto d'ora sulla pallacanestro lombarda piemontese, un po' tutto quello che è successo nel fine settimana, a partire dalla C-Gol fino ad arrivare alla Serie A1, di cose ne sono successe parecchie, però noi questa sera ci concentriamo un po' di più sulla Serie B, anche per la presenza del nostro ospite, Alberto Mazzetti, coach di Pavia, recentemente vittorioso contro Livorno Libertas, giusto? Sì, perché ce n'è un paio di Livorno quest'anno. Ciao Alberto. Esatto, buonasera a tutti. Ciao, ciao, buonasera, grazie. Sì, per voi esatto, recentemente una gran bella vittoria direi, no? Perché insomma, queste squadre qui non perdono quasi mai, oltretutto avete vinto davanti al vostro pubblico, quindi con una spinta ulteriore emozionale alla quale farò affidamento. Sì, sicuramente c'è stata una grande cornice di pubblico, è stata una partita sicuramente emozionante e bella per chi ovviamente l'ha vista, per me un po' meno ovviamente, dove in realtà ci ha visto stare di fatto sotto nel punteggio tutta la partita fino a 44 secondi dalla fine, quando è stato l'unico vantaggio sui 40 minuti, che poi è quello che ci ha permesso di vincere di fatto di un possesso di due punti la gara, in una partita veramente molto, molto bella, già quasi da playoff per l'intensità fisica e la tattica che ci è stata messa dentro. 44 secondi dalla fine, l'hai detto te, Gallizzi tripla da meno 2 più 1 e poi 44 secondi di difesa totale praticamente. Avete avuto un'occasione per prendere un altro tiro, ma è andato piuttosto lontano dal ferro. Poi dopo tantissima difesa, ultima azione, in qualche modo un paio di tocchi, una mezza recuperata, tutti giù per terra e alla fine siete riusciti a far esplodere Pallaravizza che aspettava un po' questo genere di vittorie, anche se come stagione sta andando bene, però sai, lo scalpo pesante fa sempre più bella figura degli altri. Sì, sicuramente sì, anche perché comunque abbiamo giocato contro le squadre di livello più alto, come appunto l'altra Livorno, la PL Livorno, vincevano nel derby, hanno giocato due partite solide, importanti, ma che non ci avevano visto vittoriosi e ci mancava sempre quel centesimo per fare la lira. Ieri in realtà, soffrendo e con grande pazienza, siamo riusciti invece a portare a casa comunque un'importante vittoria, anche se manca veramente tanto, chiaramente alla fine del girone di ritorno, perché questa era la prima giornata appunto di ritorno, ma con i risultati nel weekend, insomma, questa vittoria è stata una vittoria molto, molto, molto importante, perché adesso, insomma, la classifica bisogna cominciare a guardarla. Eh sì, a proposito di classifica, qua ti volevo portare, va bene, Vigevano ha vinto con Varese, dunque rimane lì. Prima con l'altra Livorno, PL Livorno, vorrei solo dire che da appassionato il giorno del derby Livorno-Livorno vorrei tanto essere presente. Non so se avrò tempo di arrivare fino in Toscana, ma sicuro me lo guardo in televisione perché mi aspetto una vera guerra. Legnano ha battuto un colpo importantissimo perché ha battuto di 20 Piombino, la supera. Ufficialmente in classifica, come potete vedere anche dai risultati, questa la panoramica generale, c'è qualcosina a sorpresa, tipo la vittoria di Casale a Gallarate, non del tutto aspettata, quella anche di Oleggio per due volte su due contro Omegna in stagione, questa volta di un solo punto con Omegna che non è riuscita a ribadire nel finale con il tiro della vittoria. Negli altri risultati vediamo una vittoria abbastanza tranquilla di San Giorgio con Borgomanero. E per tornare un attimo alla classifica, secondo te sono queste le prime quattro? Cioè Vigevano, le due Livorno e Legnano? Sono veramente le migliori quattro di quest'anno? Ma credo che sulla carta, credo di sì. Secondo me Piombino è una squadra che comunque può provare a entrare nelle prime quattro, perché secondo me ha il talento offensivo per poterci rientrare. Legnano, che era partito un po' così nelle prime giornate del girone di andata, a causa anche comunque della defezione di Mazzantini, che nella loro squadra è un giocatore importante, ha iniziato a prendere continuità e ha onestamente anche un girone di ritorno come calendario un po', soprattutto negli scontri diretti, un po' più leggero. Credo che, come dice la classifica, sia abbastanza questo
le prime quattro forze credo che siano abbastanza in linea teorica queste, sì. E la tua Pavia che ha formato la squadra un po' all'ultimo, te stesso sei arrivato abbastanza a ridosso dell'inizio delle operazioni, hai vinto il campionato l'anno scorso con Busto, poi ci è voluto il tempo di capire che Busto non avrebbe fatto la squadra, di trovare una nuova soluzione, sei comunque riuscito a rimanere in Serie B con Pavia, che ha fatto, diciamo, questa squadra negli ultimi giorni, però vi sta dando qualche soddisfazione, ben più di una soddisfazione. Adesso cos'è l'obiettivo? Rimanere lì in zona playoff? Ma sicuramente siamo partiti di rincorsa, ma nello stesso tempo comunque con un gruppo dirigenziale solido. A me onestamente sin dall'inizio non mi sono, ma così come ora, non mi sono stati dati nessun tipo di diktat a livello di vogliamo arrivare qui piuttosto che lì. La prima cosa che mi è stata detta, sì, nel colloquio iniziale con la società è stata di formare una squadra nel vero senso della parola. Prima ovviamente dal punto di vista dei giocatori e poi un gruppo, di avere un gruppo di giocatori che soprattutto in casa desse del filo da torcere. E poi a un certo punto si vedeva come si stesse andando. Chiaramente per ora la classifica ci conforta, a volte sì, a volte no, le prestazioni ci stanno un pochino confortando, abbiamo ancora tanto da dover fare perché noi dalla prima giornata non abbiamo mai giocato nessuna partita al completo perché adesso avremo fuori a Bega per un mese. Poti è stato fuori 4 mesi, che per noi era il tre titolare giocatore offensivamente sul quale insieme a qualcun altro contavamo. Abbiamo avuto la bella sorpresa di Rileone alla Bega, che è comunque un ragazzo del 2004, con quello che significa essere un ragazzo del 2004, che non ha mai messo piede in campo a livello senior in maniera importante continua, e siamo stati secondo me. Anche solidi in alcune partite in trasferta, mi vengono in mente le due vittorie a Legnano e a Gallarate, e non ultima quella di ieri in casa, ovviamente. Ecco. Ecco, a proposito di quello che sarà il prossimo turno, hai iniziato a parlare di alcune delle squadre, voi sarete impegnati con noleggio, squadra non semplice da affrontare, capace di vincere un po' con tutti, così come di perdere però con tutti. Le altre partite, beh, ci sarà Omegna impegnata a Casale, Omegna che ha bisogno di punti. All'inizio dell'anno la squadra piemontese puntava a quarto, quinto posto, adesso è leggermente attardata. Ci saranno anche Varese impegnata a Montecatini con Gema, poi Gallarate Legnano, derby domenica alle 18 a Legnano. Tra le altre partite, vigevano poi con Alba e naturalmente San Giorgio con Gallarate, derby a San Giorgio domenica, e Legnano invece con Montecatini Arons. Un campionato particolare che vedrà anche poi in questa settimana un inframmezzo di quarti di finale di Coppa di Serie B, di Coppa Italia di Serie B. Vi leggo le partite, ci saranno. Allora, Vigevano San Vendemiano e Orzinuovi Libertas Livorno a gironi incrociati, invece a sud Rieti, Luis Roma e Ruvo di Puglia Faenza. Quarti di finale, poi daranno accesso alla fase conclusiva della Coppa Italia. Campionato di Serie B piuttosto interessante. Oleggio, come la vedi? Che partita ti aspetti? Una partita estremamente difficile, sia perché loro arrivano da un momento comunque importante, confortante, un campo difficilissimo come quello di Omegna, soprattutto un vittorio importante, aveva battuto a Libertas e aveva vinto a Vigevano, per cui hanno vinto fuori casa in un momento importantissimo di Omegna. Il campo di Vanzaghello dove gioco legge è un campo storicamente molto complicato per chiunque. Per cui sicuramente sarà una partita estremamente, estremamente difficile in ogni senso, dove ci dovremo mettere l'attenzione necessaria, dove dovremo andare lì con grande umiltà, e stare in partita il più possibile, perché, ripeto, è una partita ingannevole se si guarda la classifica, ma che invece secondo me è una partita molto più complicata di quello che dicono i punti che abbiamo noi rispetto a quelli che ha oggi. Alberto, stai qui con noi perché adesso andiamo a vedere i risultati di Serie C Gold, così diamo un po' l'ordine delle cose di come è andato il fine settimana. Partirei dal girone rosso direttamente con la classifica perché i risultati possiamo anche andare
A memoria, Nerviano fa lo strappo perché vince a Saronna supplementare di 2 all'ultimo tiro con rimbalzo offensivo di un ragazzo Pisoni uscito dalla panchina per problemi di falli di altri. Al 45esimo prende 2 vittorie di vantaggio sul terzo posto, fondamentale era essere nelle prime due perché si saltano i playoff, si va direttamente nella nuova categoria. Saronno perdendo 2 partite all'inizio dell'anno, Gazzada e Nerviano si ritrova addirittura in quarta posizione. Rimangono in corsa per i primi 2 posti anche Lissone, la stessa Gazzada del tuo amico Daniele Piccolo, il tuo ex vice allenatore che adesso ha preso Gazzada, ha vinto 2 partite su 2 e a scendere Vigevano, Cermenate, queste sono un po' le squadre messe un po' più in linea per provare a centrare i primissimi posti. Nel girone verde, invece, l'Olimpia Lumezzane sembra destinata a far corsa praticamente da sola perché continua a vincere, una sola sconfitta in tutto l'anno e vale tanto. Pizzighettone vincendo invece, settimana scorsa aveva vinto lo scontro diretto con Gardone, si è messa lì per il secondo posto, inseguono Piade Naiseo e San Sebastián Cremona che con Marco Bona ha trovato veramente un giocatore eccezionale. Questa è la classifica, forse separata un po' in 2 tronconi, le prime 6 e tutte le altre. Per quanto riguarda il prossimo turno di Serie C Gold, andiamo velocemente a vedere quelle che saranno le partite. Nel girone verde, Palmilano contro Romano, Pizzighettone e Lumezzane, e questo è lo scontro diretto, primi 2 posti, quindi insomma Pizzighettone proverà ad accorciare un po' in classifica anche. Partita casalinga, Socialosa contro Iseo, San Sebasket, Ospitaletto, Piade Nasseriana, Bocconi, Gardonese e Mi Games contro Mazzano. Nel girone rosso invece, tutti si aspettano che Saronno ricominci a vincere qualche partita perché altrimenti la stagione va ramengo velocemente. Marnatese ad ospitare proprio Saronno subito nel match. Milano 3 con Opera a seguire. Gazzada con Gorgonzola, poi Lissone Cernusco, fondamentale per Lissone per continuare a rimanere in quota, Nerviano Cermenate, Cusano Vigevano, settimo Varese Academy. Scorrendo velocemente con le altre categorie, in A2 sappiamo che Cantù rimane in testa, possiamo vedere la classifica che è l'effetto degli ultimi risultati. Ma io ti vorrei portare poi a parlare, intanto vedete la classifica del girone verde di A2, ti vorrei portare a parlare della Serie A1 dove ancora una volta Milano e Bologna hanno perso contemporaneamente. È incredibile, quando perdono o giocano fra di loro perdono nella stessa giornata. In questo caso hanno lasciato passo a Reggiana e Bologna a Brindisi. Brindisi che era sotto di 20 punti e praticamente ha messo la testa avanti all'ultimo secondo. O poco di meno con una tripla anche fuori dai giochi, completamente decontestualizzata, però grande vittoria. Un po' le fatiche di Eurolega pesano, per Bologna e Milano. Beh, soprattutto comunque questo incomincia a guardarti le spalle, incomincia a vedere già 4-5 mesi di allenamenti, mesi di Eurolega con infrasettimanali, per cui incomincio ad avere dietro un vissuto sulle gambe abbastanza importante. Milano poi comunque ha a che fare con infortuni da inizio stagione in maniera importante, per cui ovviamente i viaggi, le fatiche. A volte magari l'attenzione dei giocatori è un po' più incentrata sull'Eurolega piuttosto che sul campionato. Questi risultati possono accadere, certo che diciamo, ultimamente stanno accadendo un po' più spesso, ecco, rispetto al passato, però sicuramente sono cose che possono accadere, ecco. Eh sì, vedremo poi cosa sarà del continuo della stagione. Certo che per Bologna e Milano il cammino in Eurolega è complicato, specialmente quello di Milano. Attualmente l'ultima in classifica si punta moltissimo sulla Serie A. Alberto, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io ti ringrazio per essere stato con noi. In bocca al lupo per la stagione. Occhio che Pavia ha grande seguito, quindi potresti fare felici tante persone Grazie, quest'anno. viva il lupo, ti ringrazio per l'invito, ringrazio tutti. Ci vediamo invece con voi settimana prossima, sempre martedì 21:15, Rete 55, con il vostro quarto d'ora di approfondimento sul basket.